Oggi vi voglio presentare una macchina speciale che nasce proprio dall'esigenza dei clienti. Cosa significa questo? Succede molto spesso che viene chiesta una macchina per tagliare e fare il rilascio nel periodo tardo primaverile, quando abbiamo già superato i tagli importanti della primavera, che si vuol fare pulizia, che veniamo fuori dall'inverno, si vuol tagliare e lasciar giù, prima vogliamo fare una raccolta, e poi nell'autunno inoltrato, verso l'inverno, si vuole fare un taglio, l'ultimo taglio, raccogliendo per fare pulizia. Quindi c'è l'esigenza molto spesso di avere una macchina che fa entrambe queste azioni. Ce l'abbiamo, una macchina per superfici medie, una macchina che si chiama RM448VC della Steel. È una macchina che ha la scocca in plastica ad alta tecnologia, quindi vuol dire sono plastiche molto dure, idonee per questo tipo di stress, per questo tipo di comportamento che può avere nei prati. Gli assali sono molto robusti, le ruote sono montate su doppi cuscinetti a sfera e è una macchina abbastanza leggera perché pesa 28 kg ed ha il monostegola. Tutto questo serve per togliere agevolmente il cesto e abbiamo un'inclinazione diversa della stegola, cioè del manico dell'impugnatura, per agevolare diverse altezze degli operatori. Tutti questi rasaerba monostegola hanno una particolare agevolazione per quanto riguarda la pulizia del piatto, perché riesco a mettere le macchine in verticale comodamente. Il motore è molto potente, motore della Brickstrato. Abbiamo una messa in moto molto comoda, molto tenera, una regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, ma diciamo la cosa più importante per la quale il cliente la sceglie è che c'è la possibilità di sostituire la lama e mettere una lama specifica da mulching. Con pochissimi passaggi anche a casa uno riesce a mettere una lama di questo tipo qui e il mulching diventa perfetto. Quindi con un'unica macchina riesco a fare in maniera eccellente sia il carico e sia l'azione di taglio e rilascio. Un'altra cosa importante è che questa macchina è dotata di variatore. Significa che posso variare la velocità di avanzamento in funzione del tipo di erba che ho o della velocità che desidero andare. Quindi, traducendolo ancora meglio, significa che io non faccio come con le macchine che hanno una velocità unica, che se l'erba è un po' altina devo tagliare tutto alto o a metà piatto. Con questa, andando alla velocità giusta, posso mettere l'altezza giusta e gli do l'erba giusta per lo sforzo che può fare la macchina in quel momento. La macchina è 48 cm di larghezza e ha un taglio reale di 46 cm. Le cose più importanti di questa macchina sono sostanzialmente due, quelle che saltano all'occhio, è che ha il variatore di velocità e ha la possibilità di montare una lama specifica per fare mulching. È una macchina ben fatta, studiata nei particolari, come d'altra parte tutte le macchine di questo gruppo. Per l'acquisto della macchina cliccate sul link del video e a questo punto ciao a tutti e buon taglio.